Io dovrei crederti. Deve credermi, è la verità. Smettiamola, Santus. Devo sapere che fine ha fatto tuo figlio. La gente dice quello che dice. Dio non voglia che dica la verità, perché se no... Glielo giuro, è solo scappato. E va bene. È scappato. Ma tu lo devi ritrovare, chiaro? Ti do 2 settimane di tempo. Trovalo. Lo voglio vedere. Capito? Ma... Non ci sono ma. Cercalo e portalo in paese. Per il bene di tutti. Sì. E ora va. E se ci volessero più di 2 settimane? Non fare storie. Pensa a trovare tuo figlio. Diversamente, la galera non te la toglie nessuno. Qui ce ne sarebbe già abbastanza per tenerti dentro. Buongiorno, maresciallo. Ciao. Vai, vai. Salute, Santo. Annesa. Annesa, per favore, Don Simone è a casa. Sì, perché? Nulla, grazie. Ancora qua? Buongiorno, Anna. Ma ne consumano di acqua i tuoi padroni? No, è che il pozzo è asciutto in questa stagione. E siccome arriveranno ospiti, bene fare provvista. Ospiti? Donna Rachele ci tiene, la conoscete? La conosco, sì, mia cugina. Ma con tutti i problemi che hanno i tuoi padroni, pensano ancora agli ospiti. Per il prestigio, il buon nome. Quando c'è la festa del paese si sa che i ricchi... Sì, perché nessuno sa che i De Cherchi ormai sono sull'orlo della rovina. Una volta posso capirlo, ma adesso... dovranno vendersi pure la casa per pagare i debiti. Non si venderanno proprio niente, sai, per questo. E Paolo? È fuori paese. Come sempre, in cerca di soldi. No. Per affari. Salutami tutti. Don Simone, donna Rachele. E anche zio Zua. Annesa! Annesa! Che c'è, zio Zua? Annesa! Voglio Annesa. Non c'è. È alla fontana. Non c'è mai, quando ne ho bisogno. Vuoi qualche cosa? Sì, un po' di luce. Ma c'è ancora giorno. Io non ci vedo. Mi lasciate solo, al buio. Non urlare, per favore. Là c'è gente. Non posso far nulla io, Santos. Siete stato sindaco di Barunei per tanto tempo. Non conta nulla ormai. Ma se lo dite voi, Don Simone, al maresciallo, voi mi conoscete, sapete che io, sì, sono un ignorante, non so leggere, non so scrivere. Per la giustizia le chiacchiere non contano, i fatti contano, quelli sì. Ma le chiacchiere non contano? E che cosa sono quelle? Chiacchiere, appunto. Ma proprio perché sono chiacchiere che non ti hanno messo in galera. Ma scusa,
Perché non gli hai detto dove è andato? Non gli hai detto il perché? Sì, come si parla si sbaglia con quella gente lì. Se gli dicevo che l'avevo cacciato perché rubava, se la prendeva con me e in galera ci andavo io. Se sai che è andato in gallura a fare il servo pastore, vai e là lo troverai, no? Una parola in gallura, non è un fazzoletto. Ah, senti, Santos, finché starai qui non ti passerà certo davanti, oh. Annesa, maledizione, portami un po' d'acqua fresca. Annesa, porta per favore un po' d'acqua sua e del vino di là. C'è Santos da Don Simone. Non vedi quante zanzare? Serva della melora, mi vuoi far morire? Rosa, ti cerca la nonna. No, vengo con te. Va bene. Non mi fanno mai venire nella sala. È giusto, c'è pericolo qui. Non vedi? Il soffitto che cade. Muri. Ma io l'ho sempre vista così, questa sala. Sì. Sono tanti anni. Ma qui c'è come una capanna. Rosa, vieni, vieni ad aiutarmi. Così grande per un po' di legno. E tutte queste vecchie cose. Una volta c'erano tanti cavalli. Ecco, vedi qui. Qui si legavano le briglie. Vedi quanti anelli? Ogni anello un cavallo. Tutti di papà? Di papà tuo e di Don Simone. Ma ora papà ne ha uno solo. Perché? Perché? Neanche lo fa dormire qui il cavallo. Lo porta da Cassina. Coi buchi nel tetto si bagnerebbe quando piove, no? Ma non si può aggiustare il tetto. Si può, sì. Allora perché papà non lo fa aggiustare? Perché? Ma papà è il padrone, vero? Sì. È il padrone. Credi che tornerà stasera? Io dico di sì. E tu? Io non lo so. Torna quando vuole. Tornerà. Sai perché? Perché domani è la festa di San Basilio. Annesa, ci sono almeno delle uova? Sì, donna Rachele. Potrebbe arrivare qualcuno all'improvviso. Sarebbe strano. In una festa del paese non arrivassero ospiti. Sarebbe meglio per tutti se non venissero. Non è bella una festa se non si hanno ospiti in casa. Ma non ti piacciono gli ospiti? Costano. Bisogna dargli da mangiare e da bere. Ma papà è ricco. È papà! No, non è il cavallo di Paolo. Annesa! Annesa, bussano! Vai tu! Buongiorno. Il signor Paolo De Kerchi.
Non c'è. Non è in paese. C'è qualcuno della famiglia? Sì. Sì, la madre. Lo zio. Prego. Entri, venga. Ma lei chi è? Un amico? No. Mi manda il tribunale di Nuoro. Si accomodi. Chiamo subito qualcuno. Buongiorno. Buongiorno. Lei? Paolo De Cherchi è mio nipote. Questa è sua madre. Posso? Prego. Dio non paga solo il sabato. Fareste meglio a stare zitto. E lo vorresti, ma viene sempre il momento della resa dei conti. Basta, non avete cuore. Chi è messo? Nessuno, nessuno. Un amico del nord. Su, vieni, Rosa. Allora, ci mangia o no? Non pensate che a mangiare. Potrei morire di fame per quello che mi date. Vergognatevi. Voi tutti dovreste vergognarvi. Vorreste vedermi morto, vero? Tu, soprattutto. Ma prima, in miseria, sarete tutti. I miei soldi. I vostri soldi vi toglieranno il respiro che ancora avete. Maledetta disgraziata! Ah! Ah! Guardi però che è questione di giorni. Gli atti sono atti. Il signor Paolo, suo nipote, se pagherà tutto andrà a posto. In gregge nessuno lo toccherà. Se non paga, mi spiace, ma io non posso fare niente. Sì, sì, d'accordo, lei non può fare nulla, ma... Mio figlio vuole anche per questo, per trovare il denaro, proprio per pagare. Signora, non si preoccupi allora, questa è solo una notifica. Se prima della data il creditore sarà soddisfatto, non se ne fa niente. Stia tranquilla. Ah. Quando ha detto, scusi? È scritto lì. Il 25 il gregge e la tanca. Il 5 del prossimo mese l'asta per la casa. Buongiorno. Buongiorno. Sono di mezzo le banche, c'è niente da fare, quelle non aspettano di sicuro.
Hanno aspettato anche troppo. Se devi dire delle cattiverie, Joa, puoi anche risparmiarti di parlare. Cattiverie? La verità vuoi dire. Ha voluto divertirsi, sì. Ha voluto fare il signore. E allora? Joa. Speriamo almeno che a Nuoro Paolo abbia trovato. Che cosa doveva trovare? Degli amici. Che non troverà più. Andiamo. Tanto oramai abbiamo finito. Vieni. Vieni con me. Annesa ti darà una bella mela. Andiamo. Già. Almeno in presenza della bambina non li fare certi discorsi. Teneri. Tutti teneri. Troppo teneri. Paolo ha sempre solo speso, mai lavorato. Vi ha portato alla rovina e ancora volete fare i delicati. Ecco cosa si presenta, a vedervi portar via l'ultimo pezzo di terra, l'ultimo branco di pecore e poi anche la casa di gente che gli presta soldi non ne troverà più. Ve lo dico io, più. Nessuno? Paolo! Paolo! Ballore. Donna Rachele. Caro Ballore. Beh, almeno una volta l'anno. Paolo è fuori. Ma tornerà, almeno lo spero. E Don Simone? Vieni, vieni. E di là. Chi si vede? Ballore! Se non ci si trova almeno per le feste. È un ospite. Certo. E chi poteva essere? Ma non arrabbiarti. E tanto quello che mangia e beve lo paga papà. Certo, certo. Dovrei accontentarti di quello che c'è, Ballore. Non aspettavamo nessuno, per la verità. Non è un problema. Il piacere è di vedervi. E lei, sempre in gamba, vedo. E caro Ballore, finché Dio ci dà vita. E Zoa che ci racconta, eh? Che sono più di là che di qua. Ci seppellirete tutti, altro che. L'asma. Paolo, sta bene? Sì, sì. Sta bene, grazie. Ma che fare? Si risposa? No, è stato troppo sfortunato col primo matrimonio. E poi, una donna buona come la povera Callina, dove la trova più? Se non per lui, per la bambina, no? A proposito, Rosa come sta? Devi accontentarti, Ballore. Ma ti sei fatta una signorina. È arrivato un certo Obino di Arezzo. Chi? Obino. Dice che lo manda un vostro amico, Pasquale Sole. Ah, sì, sì. Fallo sedere qui al nostro tavolo, va? Ha detto che non vuole disturbare, è di là in cucina, mangia di là. Ma come vuole. Lo saluterò dopo, allora. Vieni. Tu sei un amico di papà. Non ti ricordi di me? Ma come, sono venuto anche l'anno scorso, non ti ricordi? Io e tuo papà siamo cresciuti insieme, si può dire. E insieme ne avete fatte di tutti i colori. Quando eravamo giovani. Quanto basta per portarne ancora oggi le conseguenze? Non siamo né malati né finiti in galera. Già, ma... Non ti affaticare. Stasera è una brutta notte, se continui a parlare. Mangia tranquillo, su. Ciao, Luisa. Ciao.
Ebino, di Arizzo. Sei venuto per la festa? Sì, vendo briglie. Ah, ospite. Ospite. E allora salute. A te. Ho fatto tardi. Quest'oggi non c'era verso di mungere le pecore. Ho fame. Che hai? Sempre con quella faccia. Ti arrivi qualche volta, no? Seria, troppo seria. Bella, ma seria. È inutile che lo guardi, sai. È la tua fidanzata? Sì, siamo fidanzati. Siamo servi tutti e due. Ma più che servi, qui siamo considerati come dei figli. Annesa poi è proprio stata adottata dai De Kerchi. E come mai? Beh, una storia lunga. Interessante. Un romanzo. Sai, Don Simone è stato quasi sempre sindaco di qui. Un uomo generoso. Io ero ancora in fascia. Ero nato da poco. Trovarono vicino alla chiesa un vecchio mendicante morto. Una bambina vicino che piangeva. Lei? Sì, lei. Piangeva e non sapeva dire chi era e da dove veniva. Don Simone l'ha presa con sé e l'ha adottata come una figlia. E fa la serva. Beh, e che cosa vuol dire? Sono ricchi i tuoi padroni, vero? Sì, sono ancora ricchi. Ma prima lo erano ancora di più. Cantini, questo è Don Paolo. Mangia, mangia. Mangia tranquillo. Il cavallo è sudato. Lasciami che si rinfreschi. Poi gli toglierai la sella. Più tardi la porti da castigo e domani mattina al pascolo. Certo, Don Paolo, va bene. Fuori c'è un cavallo. Di chi è? Di Ballore Spano, Don Paolo. Ballore è qui? Sì, è di là, Don Paolo. Messo dal tribunale di Muro. Il 25 la tanca il Grecia e il 5 del prossimo mese l'asta della casa. E tu? Paolo, temevo già di non vederti tornare. Come va? Insomma, stai bene o come stai? Bene, bene. Ciao. Ho visto il tuo cavallo. Gioca. No, no, è vedovo. La moglie è morta tanti anni fa. Ma adesso basta con tutte queste facce lunghe. Tutti col muso, mi hanno stancato. Domani è la festa di San Basilio. Ti invito a bere. Fuori però, Fuori. Noi usciamo. Lascia il portone aperto. Neanche per sole. Tornerai chissà che ora ubriaco di certo. Va bene, come vuoi. Tornerò presto. Lo so che quando tardo stai in pensiero. Ma fa quello che vuoi. Io la capisco, Annesa, poverina.
Aspetta, aspetta. Anche il sole diventa scuro. Ma mi vuole bene. È solo nervosa, ecco. Capisci? E adesso, se Don Paolo non trova i soldi per pagare i debiti, beh, è proprio la fine. C'è un parente, tu non lo conosci, zio Zuà, quello i soldi ce l'ha, ma non li molla, non li vuole proprio mollare. È un maledetto, credimi. Un maledetto. Sono 3 anni che è lì nel letto. L'asma. Sembra che debba morire. E non muore mai. Mai. Se morisse, beh, tutto andrebbe a posto. Certo che Don Simone è un santo. E anche Donna Rachele. E la povera Annesa. Lo lava di giorno. Lo veglia la notte. Dorme in un lettino nella stessa stanza. Per essere pronta quando gli prendono gli attacchi. Lui vive lì. Nella camera da pranzo. Non l'hai vista tu. È la più asciutta e la più riparata, sia d'estate che d'inverno. Ma è un maledetto. Un maledetto. Perché se volesse ci salverebbe tutti. Perché se vive ancora, è perché nessuno gli fa mancare niente. Credevo non tornasse. Cantina e la chiave. Sì, ho chiuso tutto. Dimmi, dimmi com'è andata. Niente. Non ho trovato niente. Niente. Neanche una promessa. Non parliamo di questo. Ora. Che hai? Nulla. Come nulla? Lo sai che non mi piace vederti triste. E tu? Sei contento tu? No.
neanche posso impazzire. Ho bisogno di te ora. Sei l'unica cosa che mi sia rimasta. Paolo. Paolo. Caro, caro. Lo sai. Vederti soffrire mi fa male. Bisogna fare qualche cosa. Non puoi lasciarti andare così. Cosa posso fare? Più che umiliarmi a chiedere soldi agli strozzini. Nessuno mi dà più credito, sai? Nessuno. Forse, se fosse Don Simone a muoversi, a chiedere. Mai. Mai finché sono vivo io. Ma il 25 è tra pochi giorni, Paolo. E il 5 c'è l'asta della casa. Lo so, lo so. I nostri beni andranno venduti. La vergogna sarà più sua che nostra. Tutti sanno che quel vecchio scorpione potrebbe salvarci. Avaro, egoista, morisse una buona volta. Quando lo vedo, mi va il sangue alla testa. Se fossi un altro uomo a quest'ora... Forse potresti tentare ancora una volta. Tentare cosa? A convincere sua. Mi insulterebbe, come sempre. Vada come vuole andare. C'è sempre un modo che risolve ogni problema. Paolo, per carità, non tornare a dire cose del genere. Mi fai paura quando dici queste cose. Paolo. Paolo. Guarda. Ascoltami. Se vuoi puoi salvare tutto. Caterina Maiule l'hai sempre rifiutata. Non aiutarti. Aspetta. A denaro lei. Sposala. Non pensare a me. Io se vorrai sposerò Cantina. E ce ne andremo. Preferisco perderti. Non vederti più. Piuttosto che sentirti dire le cose che... Non ho mai creduto che fossi da vendere. Paolo. Paolo, cerca di capirmi. È vero, sono una sciocca. Ma non so cosa farei per vederti finalmente sereno. Tu, Don Simone, Donna Rachele. A volte mi sembra di impazzire. Mi vengono idee strane, come nella pelle. Non merito il tuo rimprovero. Cerca di capire. Tu sai tutto. 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 Caterina Maiule, si sposi chi vuole. Io mi tengo la mia annesa, anche se non ho un soldo. Lo
E non è detta l'ultima parola. Ballo Respano è ricco e conosce gente ricca. Chissà. Non devi perdere tempo. Anche prete Vir di Spaolo. Parlane con lui. Prova. D'accordo, Elisa. D'accordo. Dammi un altro bacio. E sta serena. Bella vicina e canto mi sei sagrada e sa domenica mutata su lui sa lenta e vicina bella vicina e di lì una sonora brunita una sonora brunita e la passa fa mi duena ma te canto un dai a pena vina schila fa curita ma una sonora sonora ma una comare così bianca e comare così bianca e così bianca che ni è cantata per nessa di e te bolla che stare sanca e di lì di lì di lì di lì Sinistra non si gare, cogliare, non si gare, cogliare, non chi si sta a bagnare, una sinistra sa e non mi danno come te per passare, vicini e pezzesa, vicini e pezzesa. Morire da malighinta e morire da malighinta e sorrise sui chinau, quando l'anda samorau, che luogo dai spinta, che luogo dai spinta, di lì, di lì, di lì. Da una greppola, mi dammi da pobre, si sorto in su pascuno e mi sto a ammirare una greppola nida promitta per su via un cutone si canto sono morto si non mamma si invita si non mamma si invita si non mamma non mamma si invita la viscata in mezzo mare viscata in mezzo mare a di gusto e vagello sa barca viscata la distenza sa via caro mio cravello sa rosa di che ho la sa rosa di che ho Sta arrivando prete Virtis. Buongiorno. Mi spiace disturbarla, prete Virdis, ma... Sì, lo so, non vengo mai in chiesa e lei ha ragione di... Ma è proprio urgente. Solo lei può aiutarmi. Solo lei. Donna Rachele, buongiorno. Buongiorno. Salute. Buona festa, donna Rachele. Grazie. A voi. Passino, lo si vede alle feste. Non mi riconosco proprio più e non ti riconosco, sai, Paolo. Già, ricordi? Certo che ne abbiamo combinato. Uè, Paolo. Uè. E i soldi? Quanti soldi? Andavamo da una festa all'altra. Il nostro lavoro era quello, divertirci.
E quando non c'era una festa in tutta la Sardegna, ci sentivamo disoccupati. Sai, io ancora qualche voglia ce l'ho. Non hai famiglia tu, non hai problemi. Beh, questo è vero, ma non è una buona ragione per passare un giorno di festa con quella faccia. Le feste mi danno malinconia. Malinconia o nostalgia, eh? Dai, beviamo un po' di anisetta e passa tutto, eh? Come una volta. Aio, bevi. No, grazie, Ballore. Grazie, no. Sto aspettando un tale da Oruna. Un affare, sai. Devo comprare delle pecore. È meglio essere con la mente lucida. Va bene. Ciao, ci vediamo più tardi. Sì, ciao. Appunto chi sono bravo e a mi ponere a trapello e ballare, ballare, bello e ballare, ballare voi, ballare, ballare voi, scasor, ballo sul vostro, una cantana, bene sul vostro sangue. Dovete aver fiducia, Don Paolo. Come il vento cambia, vedrete, anche le cose della vostra famiglia si rimetteranno a diritte. Sei l'unico dei nostri servi pastori e sei il più caro castigo. Mi dà dolore vedervi così anche il giorno della festa di San Basilio. No, no, è che oggi non mi sento troppo bene. Ma non sono preoccupato, no. Quando è così, sono contento per voi. Buona festa, Don Paolo. E buona festa anche a Don Simone e a Donna Rachele. Sì. Arrivederci. Ciao, Castigo. Nonna, io sono un po' qui con Annisa, eh? Bene, ma non fate tardi, mi raccomando. A casa c'è da fare. Sì, donna Rachele. Papà. Ciao, papà. Ciao. Papà, mi compri qualche cosa? Certo, sì. Vuoi del torrone? Sì, grazie. Oh, quanto! Con le mandorle, però. Quello con le noci non mi piace. Un po' di torrone. No, no, meno. Meno, grazie. Ecco, così. Se no, guasta l'appetito. Allora, hai parlato con Prete Virtis? Ce l'ha con te, sai. È perché non vado a messa, vero? Tenterà di convincere Zua a darci un po' di soldi. Meno male. Sii gentile con lui quando verrà. Quando viene? Oggi. Oggi dopo pranzo. Chi credeva 3 anni fa che io non avrei più partecipato alla festa, eh? Ma ti alzerai prima o poi, vedrai. Sono vivo e sono morto. Non dire sciocchezze. Sciocchezze, dite voi. Sono un uomo morto, compare Virdis. È la prima volta che io sento parlare un morto. E poi, che cos'è la nostra vita di fronte all'eternità? Un granello di sabbia nei confronti del deserto. Su, pensa a guarire. Non sono discorsi di giorni di festa questi. Gli uomini come me farebbero bene a morire. Oh, ma ti sei fatto un'idea fissa. Cosa faccio al mondo, prete Virdis? Ma puoi essere utile a te stesso, agli altri. Che domande mi fai? Sono di peso a me e agli altri. Oh, è proprio una fissazione la tua, eh? Non è una fissazione. E qualcuno l'ha capito benissimo e pensa a spazzarmi via dal mondo come si spazza l'immondezza da una stanza o da una strada. Ma Zua, che discorsi? Se ti sentissero. E voi credete che non ci sia qualcuno che orecchia per sentirmi? Ah, è proprio...
proprio una giornata nera, vero, Sua? Ogni porta qui, ogni finestra, ogni buco ha orecchie per sentirmi. Ogni mano è pronta a colpirmi. Ma non è vero. Così si creda, non si creda. È così, sì. Lo vedi, devi stare tranquillo. Non agitarti. Diversamente il tuo respiro. Su, su, calmati, via, calmati. Eternità. Voi parlavate di eternità, compare Virdis. L'eternità è, in questo mondo, per chi soffre. Ogni ora è un anno, ogni giorno un secolo d'agonia. Stai delirando tu? No, prete Virdis, non sto delirando. Comunque dico, sia fatta la volontà di Dio. Ma io te l'ho detto tante volte, Zoa. La tua è una mania di persecuzione. Ma chi pensa a farti del male? E poi perché? E se pensi questo, perché restare qui allora? Dimmi. E dove vado? Ditemi voi. Dove? Non ho nessuno. Non ho casa, non ho fratelli. Nessuno mi vuol bene. Ma perché qui... qui non ti curano, vero? Qui. Ovunque dovessi andare, troverei sempre qualcuno che avrà l'intenzione di derubarmi. Mi odiano tutti perché ho un po' di soldi. Anche l'aria. Sì, anche l'aria mi è nemica e non si lascia respirare da me. Guarda che... E allora buttale via questi soldi. Fai un'opera di carità. Quando non avrai più niente... Quando non avrò più niente, sarà peggio ancora. Sì, va bene. Tanto ti uccideranno lo stesso. Sì, come si uccide un cane o un cavallo vecchio. Ma Sua, Sua, ma il tuo è un male veramente terribile, sai. Inguaribile addirittura. Ma sei tu... tu che non hai timore di Dio. Sei tu, tu che non hai mai amato nessuno. Io? Sì, tu? Tu? Chi hai amato, tu? Dimmi, chi? I soldi? Ah, beh, quelli... quelli sì. Ti ricordi anni fa, quando io ti dicevo, Zoa, prendi moglie, creati una famiglia, segui i precetti di Dio? Non ho mai rubato. Mai ucciso, mai detto il falso. Di quali precetti parlate, prete Virdis? Quali? È Dio che è ingiusto. Ah, bravo, bravo, certo. La colpa di Dio, vero? Perché forse... No, non lasciami parlare, se no schianto. È Dio, vero? Che ti dice di non amare il prossimo. È Dio che ti dice di fare agli altri il male che non vorrebbe che fosse fatto a te. È Dio, Dio vero, che ti dice di restartene solo, per non avere seccature, per accumulare denaro, per non avere responsabilità, vero? Ebbene, allora è giusto che sia così, caro Zoa. Giusto, giusto. Tu te ne resti solo, sì, solo, per tutta la vita. Solo, come un vecchio cane. Addio, Dio che ti consiglia l'avarizia e che ti dice, Zoa, tieni ben nascosti i tuoi soldi, amali sopra ogni altra cosa. E Dio che ti dice di non dare aiuto a chi sta per naufragare e che ti porge disperatamente le mani. Ho capito. Bene, bene. No! Ho capito. No! Tu non hai capito proprio niente, ho capito, invece. Ho capito. Cosa hai capito? Avanti, dimmi. Cosa hai capito? Ho capito, prete Bindis. Ho capito. Volete sapere cosa ho capito? Ecco, ho capito che tutto il male che sopportiamo ce lo siamo fatto da noi. Anche la gamba che ho perso in guerra, questa, è tutta colpa mia. Solo mia.
Salute, Don Paolo. Salute. Salute. Firmi qui, Don Perdu. Dove? Qui sotto? Sì. E con questo tutto è fatto. Tutto è a posto fra di voi. Ehi! Mi dispiace davvero, Don Paolo. Avrei aspettato ancora, se avessi potuto. D'accordo, Perdu, d'accordo. Lo so. Anch'io ho degli impegni, purtroppo. Buona fortuna, Don Paolo. A te. Buongiorno, Don Paolo De Kerchi. Buongiorno. Così è finita. Anche con te, Castigo. Queste sono tue. È quello che ti devo. Don Paolo, io... Sei l'ultimo dei nostri pastori a lasciarci. E ci lasci perché anche l'ultimo gregge se n'è andato. Don Paolo. Addio. Castigo. Ti firmerò una carta per quelle pecore. Ci vediamo. Grazie. Sei stato il migliore di tutti. Che ore sono? È lui. Lui. Poteva evitarlo. I soldi li ha. E quei danni. Lo curano tutti. Don Simone, Donna Rachele, io. Se non fosse per te,
Vorrei che anche la casa andasse venduta. Finirebbe in una strada. Morirebbe solo come un lebbroso. Non pensiamoci. Almeno in questi momenti. Siamo io e te. Il resto. Caro. Per me non voglio niente, lo sai. Non ho mai voluto né chiesto niente. Mi basti. Ma non è giusto. Non è giusto, non è giusto. Anche Don Simone e Donna Rachele non lo meritano. Almeno morisse. Morisse. Cosa ci sta a fare qui? Cosa? Basta, Annesa. Ora basta. Non parliamone più. Guarda. Annesa. Sì. Andrò da Ballore. Mi ha promesso di presentarmi alla sorella del parroco del suo paese. Sono ricchi. La casa la salverò. Avevi chiuso. Ancora alzata. Lasciami andare. Annesa! Annesa! E lascialo gridare. Cosa volete? Adesso, anche la notte, mi lasci solo. Sono una schiava. C'è la serva e qui devi stare, capito? Cosa volete? Acqua, un po' d'acqua. Lascialo aspettare. Vuoi smetterla? Mi sfuggi sempre. Perché? Non eri così. Annesa. Lascialo aspettare. Annesa, resta! È calda! Maledetta, dammela dal pozzo. Il pozzo è asciutto, lo sapete. E bevila tu, allora. Non puoi più vivere così, Annesa. Lasciami perdere, Gentile. Ascolta. Nessuno può più vivere qui ormai. Quando la casa sarà venduta, ci manderanno via, vedrai. Siamo solo servi, noi. Sì, anche la casa sarà venduta, come oggi il Grece. Vieni via con me, Annesa. Ti voglio bene. Se non ci siamo sposati prima è perché i padroni da anni non mi danno quello che mi devono, lo sai? Lasciami sola, Cantina. Lasciami sola. Non ci sono più speranze ormai. L'unica speranza è là. Zua, la sua morte, ecco l'unica possibilità.
C'è speranza. C'è ancora. Non illuderti. C'è, c'è. E ora o te ne vai tu o me ne vado io. Quale speranza? Ballore. Ballore Spano. L'amico di Don Paolo? Sì. Storie. Se fosse vero, Don Paolo non mi manderebbe al taglio del sughero a Lula. Parto domani, lo sai. Lo fa per farti guadagnare qualche cosa. No. La ragione non è questa. Ti dico di sì. Vedremo chi avrà ragione. E quando vado a Ballore Spano? Parte domani. Domattina all'alba. Buon viaggio e buona fortuna, Paolo. Andrà bene, vedrai. Dio lo voglia, per te e per tutti. Non tornerò senza i soldi necessari. Non tornerò. Piuttosto mi uccido. Paolo! Paolo! No, Paolo. No. Paolo! In sarfesta sai sprecato de sorde cherchi tutto sa ricchesa esulterà cugantine ha sprivato de gusta sua amorosa pretesa. Cannesa tu è puro di sese impossessato zaghi proidere zostra zarvesa vina zazio zua da affogato. Da egustazione disperata che anda sola da in sagru. Trista passione l'ha lasciata, ha deciso di cambiare vita. E con sol me respi uno mestora. E con sol me respi uno non mi estora. E con sol me respi uno.